È ufficialmente Natale. Ultimo pranzone delle feste. Guarda. Caput. Per andare per le vacanze. La vigilia di Natale. Si balla in che senso? No, la testa. Questi due vanno. Esatto. Scambiare. No, quello lì ti ho detto è una cosa simbolica. Ah, che bella, sempre interno ovviamente. È ovviamente sull'evoluzione dell'uomo. Spero che la taglia sia giusta. Non volevo prenderla ma troppo piccola. Sì, avevo pure no, che fosse. Mi sembra grande, mi sembra. Dai, tesoro. Evoluzione. Troppo carina. Natale. Buongiorno e buon Natale. Oggi è ufficialmente Natale anche qui in Italia perché è il 25 dicembre. E come sapete appunto ieri sera ho festeggiato con la mia parte di famiglia danese, come facciamo sempre tutti gli anni, perché per i danesi il 24 sera in realtà, che qua è solo la vigilia, lì è proprio Natale quando si festeggia il Natale. E ieri tra l'altro abbiamo finito alle 2 di notte, ci sono andata a dormire alle 2 e mezza e ho sonno. Però oggi invece mi aspetta un altro super pranzo che è con la parte di famiglia italiana, quella di mio papà. Stiamo per uscire adesso e mi sto preparando psicologicamente alla quantità di cibo che mangeremo oggi, anche perché davvero ancora sono piena da ieri. Ma Natale finisce sempre così. È bello perché appunto ogni anno ci sono un sacco di miei parenti che vedo solo appunto una volta all'anno in questa situazione. Alcuni vengono da Roma, altri dall'Olanda, insomma un po' in giro per il mondo e ci riuniamo tutti quanti per Natale. Adesso sono le 11:30, ma io già so che come ogni anno questa cosa continuerà all'infinito fino tipo all'8 di sera, perché si pranza e il pranzo già dura tantissimo e poi ci si scambiano i regali e poi c'è la tombola, insomma è un lungo lungo Natale. E io sto bevendo un cappuccino nell'attesa, ho appena finito di prepararmi e quest'anno tra l'altro mi piace perché ho optato per un look un po' diverso dal solito. C'è un rametto di rischio. E appunto di solito mi vesto sempre di rosso in qualche modo, perché è la cosa tipica natalizia, rosso e dorato. Quest'anno ho scelto dei colori totalmente diversi, non so perché avevo voglia di cambiare. E quindi sono andata invece semplicemente per un look un pochino più invernale, con questa canna azzurra e anche il trucco occhi l'ho fatto azzurro. E poi questo giacchino che è da orso polare, come lo chiama mio papà, che è semplicemente appunto molto peloso e color, non saprei, tipo avorio. E quindi questo è il mio look natalizio. E tra l'altro non avevo scarpe adatte perché avevo solo portato un paio di stivaletti neri qui a Ferrara. E quindi ieri ho rimediato e comprato apposta un paio di scarpe che potessero starci bene. E adesso non me le sono ancora messe, però sono loro, che sono argentate. E quindi ci stanno decisamente meglio degli stivaletti neri, che non c'entravano nulla, visto che sono vestita di colori chiari. Quindi questo è il mio look natalizio 2019. Sono ufficialmente pronta per affrontare questo pranzone. Andiamo. Mi ricordo degli anni con questo giardino innevato. Beh, è una bella tavolata, devo dire. Sai, questa è carina. Meglio. Andiamo. Vergognati, un classico ferrarese, non puoi non mangiare la salamina. Ma io non sono ferrarese. Ma poi ti piacciono i cappellacci, ma non la salamina? Cioè, ma che stregoneria è questa? Male, malissimo. Ma questo secondo te si mangia? Non lo so, però vai, lo scopriremo. Si mangiava? Non lo so. Vabbè, ormai è andata. Ciao, sono Giulia, io sono Sofia e ci vedete ogni anno qua, però solo a Natale perché io non abito a Ferrara. Allora facciamo la nostra special appearance qua nel vlog di Natale di Emma. Buon Natale, vuoi dire qualcosa? Ciao. Laura, vuoi dire pure ciao? Questo non toccare, lascialo così. No, guarda, mi ricordo. No, non è possibile, io non me ne ricordo più. Ah, gli ho dato un cinema. Tocca a me.
Non so neanche cosa avevo qua. Proverò a caso. Il locale è chiuso. C'è un movimento, fa caldo. Guarda, guarda, che... guardate che bel modo che riesce. Vediamo. Ok. Veramente. Allora, ragazzi. Ma voi siete di corsa? Perché gli altri dove sono? Sono più svegli. Sono lì, ecco. Non ci credo. Contro la Biocco. Lo sento tipidino. Grazie. Oddio, mini caffè in miniatura. Che tenero. Sì, ok, vagamente tiepido. Mi sento un po' più osservata. È la salvezza della Biocco post pranzo. Ed è anche freddino. È freddissimo. Però il ghiaccio faceva prima. Forse. Forse è la volta buona che non mi addormento effettivamente un po'. Perché di solito, cioè, è classico, mi addormento dopo pranzo. C'è sempre un video. Esatto. Ogni anno c'è un video di me che dormo sul divano. No, no. Devi mettere. Quest'anno non mi avrete. No, dormi. Cioè, ragazzi, scusate, ma... io. Quest'anno non mi avrete. Devi mettere quello che io... ti filmavo la No, io potrei farci una scommessa con te in questo che momento. Non mi addormenterò? Scommettiamo. Cosa scommettiamo? No, con è un mandarino. Non lo so, dillo tu. La possibilità di scambiare un premio della tombola se tu ne hai uno bello e uno brutto. Beh, però lo mettiamo insieme. Con qualcun altro. Beh, allora vinciamo tutti due nel caso. Il mio parente. Siamo tutti. Vabbè, senti, comunque scommettiamo. Sì, scommettiamo. Giusto per il piacere secondo della scommessa. Non mi addormenterò quest'anno. Quest'anno non mi avrete. Mamma, oddio, ma perché? Ma di nomi da scrivere. No, ma se lo strappi così si riconosce Daniele. Ma dopo lo chiudiamo. Ciao. Uno che conosce già c'è. Esatto. Ciao, come va? Ti accompagno. Auguri. Auguri, buona. Terribile. Ti accompagno. Adesso respira e dico sempre. Buonasera a tutti. Prego. Ciao. Buonasera Giovanni. Giovanni. Ciao Svena, come va? Wow. Wow. Grazie. Wow. Niente, quest'anno siamo il Tris, stiamo provando a vincere qualcosa, giù si è unito. Invece la combo classica ma è 0. 84? Ah, peccato. Niente. Come Jumbo, no raga. Oh niente, ho già cominciato male. Tu come al solito, oh vincerà, ho già capito che vince lui. Ancora? No dai, cioè, no, di già la Jumbo. Non è possibile. Ti donano papà. Prima però ho vinto tombolino. Prima ho vinto tombolino. Questo splendido premio. Vantati, eh? E tu hai vinto la cinquina? No, come tombola? No. Comunque ho vinto la scommessa, non mi sono addormentata. Tipo il primo anno da 5 anni che non sono crollata su quel divano. È un classico natalizio. Ma tanto guarda che non è per il caffè che ti sei addormentata. Io non ti sei addormentata. Secondo me era perché, non lo so. Ero emozionata di vedervi. Chi vince? Ovviamente la Virtus. Fantastica. La sera di Natale. Sì, beh, no. È l'evento dell'anno, non si poteva saltare. Non la vuole vincere la Virtus, la vuole stravincere. Il macchio c'è la fortitudine. Da Wims è stato di grazia, 32 punti. Oddio, che morbido. Che avete? Avevamo una compilation ormai di video delle nostre colazioni. Tra l'altro quella dell'anno scorso appunto a Capodanno. Sono quasi sicura che il 31 dicembre fossimo a fare colazione insieme. Adesso è il 26 però insomma ci siamo vicini. L'anno scorso sono quasi sicura. Adesso controllo però questo ricordo. Te lo ricordi tu o me lo stai immaginando? Che mi avevi detto i propositi dell'anno. Sì, mi ricordo che parlava. Mi ricordo bene questa. Ecco la colazione invernale delle vacanze natalizie. Allora è un classico. Allora è tradizione. L'abbiamo fatto una volta quindi è tradizione. Buongiorno, oggi è il 26, che sarebbe Santo Stefano, tra l'altro, ma io non ho mai fatto niente di particolare per Santo Stefano. E invece quest'anno ho un altro pranzone che forse sarà un pochino meno traumatico di quelli dei giorni scorsi, perché non è proprio un evento gigante di famiglia come quelli appunto del 24 e del 25, però semplicemente abbiamo organizzato io e Giovanni di diciamo riunirci insieme coi nostri genitori.
e quindi andiamo a pranzo fuori in un ristorante con i genitori miei e quelli di Giovanni, giusto per fare un qualcosa di mini natalizio insieme. Io cercherò di non mangiare troppo perché sono davvero ancora piena dal pranzo di ieri, non sto scherzando, sono molto molto seria. E quindi sì, dovrò decisamente trattenermi e poi impiegherò il resto del pomeriggio a digerire. Credo che andrò a casa di Giovanni oggi pomeriggio, sarò un po' lì, anche perché poi lui domani è l'ultimo giorno che sta qui a Ferrara e poi riparte e torna a Milano a casa nostra. Io invece resto qualche giorno in più, almeno fino al 31, e poi vediamo. Quindi sì, insomma, credo che oggi appunto starò con lui, così poi domani riparte. Tanto ho almeno altri 4 giorni per stare con i miei genitori, per vedere le mie amiche, insomma, per tutte le ultime attività delle feste. Questo è il piano per oggi e davvero pregate per me e per il mio stomaco, perché comincio a sentirne gli effetti, mi sento proprio piena. L'ultima cosa che vorrei fare in questo momento è mangiare qualcosa, sinceramente. Quindi credo che salterò la cena, anche ieri sera ho saltato la cena. Il prossimo mese sarà, cioè davvero l'anno nuovo deve iniziare con un bel detox. Gennaio non si mangia fuori, basta per un po'. Andiamo, ultimo pranzone delle feste. Grazie. Siamo passati al terzo dei tristi primi, ma io ero così innamorata di questi di questi tortellini col tartufo che ne ho tenuto uno da parte. Ho lottato per lui e adesso lo mangerò per ultimo. Ero molto determinata. Pecorino, pecorino sì. Grazie. Siamo al limite dopo questi 3 giorni. Siamo oltre. Oltre il limite. Decisamente oltre. No, è grave. Eppure la situazione. Continuiamo a procedere. Eppure continuiamo. Lacrime di coccodrillo. Mamma mia, ragazzi. Ah sì, vuoi rubarmi l'ultimo morso? Cos'è questa faccia? Sono pieno. Okay, l'ultimo morso di questo Natale. È ufficiale. Non per te. Non è per te, è per me. L'ultimo morso del Natale 2019. Non è per te. Ok, finito. Finito. C'è ancora la parte più buona, guarda. Guarda. Caputo. Guarda. Questo è l'ultimo cucchiaio. E davvero c'è ancora spazio? C'è ancora spazio? Non so come è possibile. Io sono alto. Adesso ci siamo. Che era buonissimo. Quattro e cinque.